Sono autorizzato a darvi riposo, innanzitutto. Contingente nazionale di Sciama. Riposo, dia il riposo. Signor generale Graziano, signor generale Portolano, signor generale Federici, signor ambasciatore, grazie di cuore a tutte e a tutti voi per l'accoglienza in questo luogo che ci rende orgogliosi di essere italiane e italiani. E a renderci orgogliosi siete voi. Ci tenevo e ci tengo a portarvi l'abbraccio del governo, l'abbraccio di un paese che vi è molto grato e molto debitore. Noi abbiamo tanta storia di Made in Italy nel mondo, i nostri prodotti, l'ingegneria, il cibo, magari è anche una delle cose che più vi manca, la qualità di un modo di relazionarsi alle altre e agli altri. Ma c'è una specificità del nostro Made in Italy che ricordiamo un po' troppo poco e che è la straordinaria professionalità e abnegazione dei nostri militari all'estero, che hanno un Made in Italy particolare anche nel modo di fare peacekeeping. A settembre, lo scorso settembre a New York, durante un summit voluto dal segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon e dal presidente degli Stati Uniti Obama, abbiamo discusso esattamente di questo, di come implementare il peacekeeping a livello internazionale, e mi è venuto naturale, grazie al vostro lavoro, poter portare ad esempio le caratteristiche tipiche del nostro modo di stare sul terreno. Una straordinaria professionalità che però congiunta a una grandissima umanità e una perizia, una dedizione di cui vi siamo davvero orgogliosamente grati. E allora, in questa occasione di prenatalizia, io non so se qualcuno di voi riuscirà comunque a tornare a casa per Natale, vorrei portare a tutte e a tutti l'augurio di Buon Natale da parte del Paese, da parte delle vostre famiglie, da parte di coloro i quali, vedendovi magari di sfuggita in qualche servizio ai TG o comunque negli organi di informazione, non ha magari perfettamente chiaro quanti siamo, come siamo, dove siamo, ma sa che di voi ci si può fidare. Oggi l'Italia è un grande paese che è presente in tutti i teatri di guerra più difficili, i teatri di tensione, i teatri internazionali più complessi. Siamo presenti in Afghanistan con i vostri colleghi, in particolar modo a Herat. Siamo presenti in Somalia, dove il generale Graziano si sta per recare. Siamo presenti nei Balcani, un'area particolarmente complicata. Ce lo insegna la storia, 100 anni di tensioni, ma ce lo insegna non soltanto l'ultimo secolo, ma sicuramente l'ultimo secolo in modo particolare, ma ce lo insegna anche l'attualità per ciò che sta avvenendo. Siamo presenti in Iraq, siamo presenti in tanti luoghi del pianeta. Qui in Libano, il contingente più numeroso. Una presenza storica. Chi di noi non ricorda, con la generazione della quale faccio parte anch'io, l'attestato di stima, di amicizia che la nazionale di calcio dell'82 volle dare a chi serviva il paese in quegli anni proprio qui. E poi ciò che è cambiato con il 2007 con la missione UNIFIL, diretta per larga parte da italiani, dallo stesso generale Graziano, dal generale Serra e poi con altrettanta straordinaria dedizione dal generale Portolano. Insomma, è come se Italia e Libano avessero in comune non soltanto un'amicizia storica, culturale. Io oggi andrò in un museo e poi andrò in una scuola per dare il segno che questo è il punto nel quale possiamo essere altrettanto utili. Lavorare sull'educazione, è inutile mantenere la stabilità e la pace se non costruiamo i ragazzi di domani. È fondamentale doversi recare dunque a incoraggiare gli sforzi di cambiamento delle nuove generazioni, in particolar modo pensando al lavoro che svolgono in questo paese così bello e martoriato a servizio dei bambini siriani. Andremo in una scuola dove al mattino studiano i bambini libanesi e al pomeriggio studiano i figli dei rifugiati siriani. Ma accanto a questo lavoro, accanto all'impegno nella scuola e nella cultura, la consapevolezza grande che noi abbiamo
che l'Italia e il Libano non hanno soltanto questa identità di vedute e di comune sentire, hanno anche delle donne e degli uomini che, allontanandosi da casa, lasciando gli affetti più cari, sono orgogliosi di servire, certo, il casco blu delle Nazioni Unite, simbolo di pace, di prosperità, simbolo di stabilità, simbolo di lotta alla disuguaglianza e lotta al fanatismo e all'estremismo, ma hanno anche un tricolore che li rappresenta nel modo più bello e più e anche più significativo per chi come noi pensa che quel tricolore non siano semplicemente l'immagine cromatica di una storia, ma sia qualcosa che abbiamo dentro il cuore, dentro l'anima. E allora, buon Natale. Buon Natale davvero dal profondo del cuore. È un momento in cui vorrebbero farci chiudere in casa, impaurirci, in cui la tensione sembra farla da padrona anche nelle nostre realtà, in cui gli attentati di quest'anno, da Charlie Hebdo al Bataclan, hanno colpito anche l'Europa. Gli attentati di quest'anno hanno messo in discussione talvolta anche il nostro modo di vivere. Noi dobbiamo rispondere lavorando costantemente per non farci rinchiudere dalla paura in patria, ma contemporaneamente venendo qua, nei luoghi più difficili, nei luoghi meno semplici da vivere, con la consapevolezza e l'orgoglio che noi siamo l'Italia. Portate con voi tutto l'orgoglio della vostra appartenenza. L'orgoglio della vostra appartenenza ovviamente alla Taurinense in primis, l'orgoglio dell'appartenenza a tutte le straordinarie storie che avete vissuto e che state vivendo, ma portate anche l'affetto degli italiani. Io vorrei davvero, a nome del governo, dirvi dal profondo del cuore quanto vi siamo riconoscenti e dirvi che qualsiasi sia il futuro che ci aspetta, complicato, difficile, arzigogolato, come dice qualcuno, noi siamo l'Italia, un paese che ha dato tanto al mondo e continua a dare tanto al mondo, che è orgoglioso della propria cultura, dei propri musei, della propria bellezza, della propria capacità di innovazione, ma che è anche orgoglioso dei propri soldati, che è anche orgoglioso di ciò che i soldati fanno con quella professionalità e quella umanità che ci rende a testa alta e a viso aperto così capaci di guardare negli occhi chiunque. Nel pomeriggio incontrerò le autorità libanesi. L'Italia sta svolgendo un lavoro delicato perché si completi il processo di transizione, si elegga il Presidente della Repubblica, poi il museo, poi la scuola. Poi, tornando a casa stasera, vi chiedo di sentire non soltanto la visita del Presidente del Consiglio. I Presidenti del Consiglio passano. Mi chiedo di sentire l'affetto, l'orgoglio, la vicinanza delle istituzioni, a partire dal Presidente della Repubblica che ieri mi ha pregato di farlo durante la cerimonia degli auguri al Quirinale, e arrivare fino all'ultimo cittadino, che poi in Italia non è l'ultimo, è il primo. Colui il quale, vedendovi e sapendo ciò che fate, possa essere orgoglioso di essere italiano, almeno quanto lo siete voi e almeno quanto ci rendete voi con la dedizione e con la qualità del lavoro che svolgete. Viva l'Italia, viva la stabilità, viva la capacità di stare dentro le Nazioni Unite a viso aperto, a testa alta e con l'orgoglio di rappresentare il tricolore. Vi ringrazio.